E veniamo adesso a parlarvi di uomini e donne ed in particolare di Giulia Cavaglià, che insomma ci sono delle interessanti novità che la riguardano. Ieri nella registrazione, che ha visto come protagonista appunto proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Lorenzo Riccardi, e Claudia Dionigi Maria De Filippi ha fatto una domanda a bruciapelo proprio a Giulia. La domanda ovviamente è se si sentisse o meno in grado di fare la nuova tronista della trasmissione Uomini e Donne. E oggettivamente la ragazza è stata un po' sorpresa, ma poi si è ripresa un attimo e ha deciso di accettare la proposta. Ovviamente, come vi dicevo, nel mentre infuriava la conversazione proprio con Lorenzo e Claudia, che ci riferiscono essere stata abbastanza tosta. Ricordiamo che prima di Uomini e Donne Giulia Cavaglià era stata fidanzata per molti anni con Giuseppe. Da qualche mese era single e ha deciso di ritentare l'avventura a Uomini e Donne. Oggettivamente all'inizio Giulia corteggiatrice sia di Luigi che di Lorenzo non era molto amata dai fans della trasmissione. Anzi, se proprio devo essere sincera, risultava abbastanza antipatica. Ultimamente la situazione era un po' mutata. Diciamo che aveva riacquistato qualche punto verso i fans della trasmissione. Maria De Filippi ha offerto il trono a Giulia Cavaglià, che è la nuova tronista di Uomini e Donne. Si era invece capito che qualcosa nei suoi confronti era cambiato quando Gianni Sperti, proprio durante la scelta, disse che aveva in parte mutato idea su di lei. Ma non certamente Tina Cipollari, che non sembra avere cambiato idea. Giulia Cavaglià 22 ettari anni e insomma abbiamo visto chiaramente che ha un bel caratterino. Non ho idea di come la pensiate voi, ma la sottoscritta è alquanto curiosa di vedere il suo trono. E voi? Rimane il fatto che insomma avrei comunque preferito un volto nuovo. Ma insomma ultimamente si sa che funziona così, poi ogni tanto casualmente si scopre che qualcuno ha preso in giro il programma, ma va. Vi lasciamo con qualche bella foto della nuova tronista di Uomini e Donne.